Ma tutte le lezioni comportano sacrifici, gioie, dolori. Io farei un'analisi un po' più, diciamo, di merito. Il sistema elettorale è assolutamente non generoso rispetto a quelli che sono i potenziali che esprimono, ad esempio, i comuni più piccoli, a quello che è il potenziale che esprime l'intera provincia. Quindi abbiamo utilizzato un meccanismo veramente, poco razionale, poco ragionevole. Nonostante questo, la risposta degli elettori, i consiglieri, gli assessori, i sindaci, quelli che avevano ovviamente la possibilità dell'elettorato, è stata importante. Mi pare che Miglio abbia comunque vinto in tutte le fasce e in ogni caso però bisogna anche poi dare il giusto peso a quella che è la valenza di questa elezione. La provincia è un organismo di secondo livello, andrà governata insieme con il consenso di maggioranza e opposizione che addirittura mi auguro non si formino con questo schema rigido. Noi dobbiamo puntare a restituire la provincia alle istituzioni, ai cittadini, quindi non avere un atteggiamento di vincitori o degli sconfitti. Credo che sia un segno di maturità che questa classe dirigente dovrà mostrare. Intanto il voto della provincia è stato praticamente decisivo e quindi bisognerà capire anche il futuro per le regionali di spostare quello che sarà l'idea di dare più valore alla provincia, intesa come comuni più piccoli anche, perché nella fascia 44 consiglieri non si sono presentati ed è stato il voto più, anche quello meno di valore, però è importante per capire che comunque la gente non ha avuto fiducia per dire Guardi, l'affluenza al voto del 90% credo che sia senza precedenti, quindi non è un problema, credo, di protesta di qualcuno che non ha partecipato. Mi pare che il meccanismo non invitasse a essere tutti presenti e tutti partecipi. Il dato credo che debba essere comunque chiaro è che la provincia, al netto di Foggia, ha scelto in maniera preponderante, numericamente, una opzione che vede le liste civiche schierate su un progetto solo di territorio. Credo che questo sia stato il valore aggiunto della candidatura di Miglio. Dopodiché, così come ha avuto modo di dire qualche secondo fa, si governa tutti insieme per il bene del comune di Foggia, per il bene dell'intera provincia. Un segno di maturità che probabilmente da altre parti non è arrivato, ma chiediamo che, dando il buon esempio, si riesca a fare anche meglio qui in città. Sei presa la rivincita su Franco Landella? No, guardi, io con Franco Landella non ho assolutamente rivincite da prendere, è un amico, è un ragazzo che ha lottato tanto per riuscire a diventare il sindaco di Foggia, probabilmente fare il sindaco non è il ruolo più adatto per lui, però in tutti i casi umanamente grande rispetto anche per l'impegno che hanno profuso. Per il resto, ripeto, la politica purtroppo ci porta su schieramenti diversi, però dobbiamo sempre salvaguardare quel rapporto di umanità e di impegno che le persone profondono quando poi si impegnano nelle attività di politica.